a tutti, benvenuti o bentornati. Io sono Rossella e questo è il mio canale. Vabbè, lui ormai lo sa, giuro che non è una cosa voluta di prendermi in braccio Binè, che è un coccolone, un patatone, mica a caso si chiama Binè. E quindi ogni volta che vede che io monto l'ambaradan del cavalletto, lui vuole stare qua con noi. Allora, oggi video chiacchiericcio, video aggiornamento dieta. È un video che avrei voluto fare una settimana dopo l'inizio della dieta, però diciamo insomma che va bene così, riusciamo a tenere comunque un aggiornamento cadenzato che comunque ho intenzione di continuare perché naturalmente il mio percorso è soltanto all'inizio. Ci tenevo innanzitutto a ringraziare tutte le ragazze che avevano commentato il video precedente sulla dieta. È molto motivante sapere che c'è un confronto e che non si è sole. Con qualcuna di voi mi sono sentita anche su Instagram oppure privatamente. Mi viene in mente Stella che come me è appunto a dieta, anche se lei non ne ha bisogno. E quindi, insomma, è veramente il confronto, come si sa, è sempre molto molto motivante. Non mi sono preparata nemmeno questa volta nessun discorso, quindi, parlerò a braccio, parlerò di come è andata, diciamo, come è andata, come mi sono sentita in queste 2 settimane, e poi, come al solito, ci spostiamo di là, e facciamo un check, a figura intera. Allora, come è andata? Direi che è andata molto bene. Non ho detto che oggi è domenica 13 settembre, e come sapete, io avevo incominciato la mia dieta lunedì 31 agosto. Quindi domani saremo a esattamente 2 settimane di dieta. Allora, com'è andata? Cerco di ripercorrere un attimo il percorso che è molto breve dai primi giorni. Allora, i primi giorni, come sapevo, posso dire i primi due, diciamo i primi 2/3 giorni, sono stati un po' difficili. Sono stati un po' difficili, non per la fame in sé. Io vi avevo dato una lettura approssimativa di un paio di giorni del mio schema alimentare, quindi insomma anche voi vi sarete accorte che sicuramente non è una dieta da fame. Non sto a ritornare sul discorso piano alimentare perché vi avevo già spiegato che era uno schema alimentare preparato da una nutrizionista e calcolato su di me. Quindi, per chi si fosse perso il video precedente e fosse interessato, se mi ricordo, lo linko qui sotto. Detto questo, i primi 2 o 3 giorni sono stati appunto un po' difficili, non tanto, tu non sei a dieta, quando mai? Allora, non tanto perché sentissi fame. Ma perché io durante la giornata mi coccolavo, diciamo così, con un numero imprecisato, poi nell'ultimo periodo eravamo arrivati veramente al degenero. Mi coccolavo con un numero imprecisato di cose che dovrebbero essere uno sgarro, uno sfizio, una volta ogni tanto, ma veramente una volta ogni tanto. Per me invece erano diventati un'abitudine, e quindi sicuramente il bilancio tra le calorie che ingerivo durante una giornata e le calorie che consumavo nel corso della stessa giornata era evidentemente non corretto, anzi assolutamente sballato. E questo è uno dei segreti che bisogna imparare quando si è a dieta, bere.
Quindi io la mattina, complice anche il fatto di mio marito che era in parte ancora a casa in smart working, il fatto magari di essere spesso tutti qui, il bimbo, il marito, una cosa e l'altra, morale della favola, il caffè di metà mattina era sempre accompagnato da un biscottino, da una mezza brioche, dopo aver fatto già la mia colazione, questo. Quindi già quello deve essere un di più, una cosa che una concessione, una tantum, non sicuramente dolci su dolci così nel corso della giornata come se piovessero. Idem. Un altro biscottino, qualche cosa, quando Tommaso faceva la sua merenda, quando Tommaso mangiava qualcosa di sfizioso, se il gelato lo mangiava lui, lo mangiavo sempre anche io, per non parlare dei vari carboidrati a dismisura come il pezzo di pizza, il pezzo di focaccia, il grissino, insomma il tarallino, tutte queste cose qua, insomma sì, non sarà un tarallino in sé, però un tarallino e il biscotto di mezza mattina, mio marito che fa l'aperitivo, due patatine ci scappano anche per me, insomma, già tutte queste cose per me che erano una sorta di consolazione, se volete, cioè noi tutti. Non è che abbiamo passato un periodo facile dal punto di vista psicologico, quindi il cibo non dovrebbe mai essere una consolazione, una valvola di sfogo, però siamo esseri umani e quindi indubbiamente sono cose che capitano. Insomma, io sinceramente non mi sento di tirarmi la croce addosso per tutti gli sgarri che mi sono concessa in tutto questo periodo della quarantena, come può essere capitato in passato. Ovvio che a questo giro in cui sono ingrassata troppo per il mio standard e troppo per il problema che avevo avuto alla schiena dopo l'incidente, mi sono detta: mi siete testimoni, mai più nella vita, mai più nella vita così fuori controllo. Sì, lo sgarro, una tantum ci sta, mi sono concessa uno sgarro proprio questa mattina a colazione dopo 14 giorni in cui non ho mangiato dolci. Però se è una cosa episodica, una tantum, ok, altrimenti no, altrimenti non ci siamo proprio. Questo naturalmente per quella che è la mia esperienza personale, per come mi sento io, quindi né voglio lodarmi né voglio tirarmi la croce addosso, quindi nessuno dei due atteggiamenti che poi sono l'opposto, diciamo che la via di mezzo è sempre quella giusta. Allora, ho citato lo sgarro. Sgarro, non lo chiamo sgarro, lo chiamo premio. Parliamo di numeri. Allora, prima di andare di là, che insomma, vediamo un po' i risultati che ho ottenuto. Vi dicevo che i primi giorni, quindi sono stati i primi 2 o 3 giorni difficili perché tutte queste coccoline di dolcetti e sfiziosità sono una droga, cioè sono una droga per il cervello, sono associati comunque a momenti di piacere, di benessere. Il nostro cervello, se vogliamo, lavora in modo molto semplice.
lavora per associazioni e quindi erano tutti momenti di piacere che il mio cervello mi chiedeva. Io non lo accontentavo, quindi è in quello la dieta, cioè per quello che si dice che le diete, i regimi alimentari sono un grandissimo lavoro di testa e di forza di volontà, assolutamente sì. E quindi che cosa si fa? E quindi si cercano altri momenti di piacere, altri momenti che fanno stare bene il cervello. Di modo che lui è contento, è gratificato, ed è gratificato in modo sano. Allora, quei momenti di piacere sono stati sostituiti, vi dico subito, in quantità minima, quindi state serene per tutte quelle che magari scriveranno qua sotto, ma io non ho tempo di fare ginnastica, io non ho tempo di allenarmi, ho tante cose da fare, presente. Questo discorso vale anche per me. Quindi, lunedì 31 agosto, quando ho iniziato il regime alimentare, ho ripreso l'allenamento quotidiano. Sono assolutamente sincera e sono assolutamente soddisfatta di questo allenamento quotidiano che è stato, ve lo dico proprio in sincerità, è stato minimo. Minimo perché in questo momento il tempo che ho a disposizione per allenarmi, avendo tutti a casa, è minimo. Quindi io mi sono potuta concedere massimo 10 o 15 minuti al giorno, che voi direte sono pochissimi. Lo so anche io che sono pochissimi, ma allenandomi tutti i giorni, in questi 13-14 giorni, ho realizzato che funziona. Ho realizzato le sante parole della mia maestra di Pilates, che già a suo tempo spiegò, vabbè, a me, a noi tutte del corso che innanzitutto bisogna lavorare per piccoli obiettivi, quindi darsi degli obiettivi piccolini e poi una volta che si è raggiunto l'obiettivo piccolo, darsi un obiettivo successivo, sempre piccolo. Scusate un secondo. Scusate, stavamo dicendo di piccoli obiettivi e quindi la mia insegnante di Pilates ci aveva comunque insegnato a lavorare per piccoli obiettivi garantendoci appunto il raggiungimento del risultato anche soltanto con 10 minuti di ginnastica al giorno, purché questi esercizi vengano fatti tutti i giorni. Quindi darci proprio degli step di 30 giorni, 30 giorni rigidi, fiscali, militari, come sto facendo io, garantendoci appunto risultato sicuro. Allora, io adesso non sono a 30 giorni, io sono soltanto a metà, ma devo dire che i risultati li sto già vedendo alla grande e sono contentissima ed è una cosa chiaramente molto motivante. Questo infatti fa sì che anche nei giorni in cui abbia dei turni di lavoro particolarmente lunghi o che terminano, diciamo, ad orari improponibili, io comunque sia invogliata a dedicare questi 10 minuti che sono diventati la coccola del mio cervello al posto di tutte le schifezze che mangiavo a questa parentesi di attività fisica. Io sto utilizzando semplicemente in questo momento due applicazioni sul cellulare che spero appunto di ricordarmi di lasciarvi qui sotto in info box. Naturalmente posso lasciare soltanto il nome dell'applicazione, però farò di sicuro una Instagram Stories in cui vi lascio proprio le schermate di queste due applicazioni di modo che le possiate scaricare.
Per chi me l'ha chiesto ultimamente, io lascio sempre sotto nell'info box tutti i miei contatti, ma il mio contatto Instagram è veroamore78 per chi se lo fosse perso. Quindi lì trovate gli aggiornamenti, diciamo così, anche sulla dieta. Quindi io mi sono ritagliata questi 10 o 15 minuti ogni giorno, sempre, anche quando sono stanca, anche quando ho dei turni di lavoro lunghi. In fondo 10 minuti sono un sacrificio, anzi un investimento, perché è un investimento, non è un sacrificio, è un investimento minimo nell'arco della giornata. Quindi secondo me, se questi 10 minuti riesco a trovarli io, che mi metto donna nella media degli impegni, riuscite tranquillamente a trovarli tutti quanti. Sono due applicazioni, una di Pilates, che prevede diversi tipi di allenamenti a minuti, quindi c'è l'allenamento da 5, da 10, da 15 minuti, insomma si può poi incrementare a seconda di quanto tempo si ha a disposizione. Io ho fatto quasi sempre l'allenamento da 5 minuti e qualche volta quello da 10 minuti, perché ci abbino un altro allenamento da 5 minuti anche lui con un'altra applicazione con esercizi specifici per le gambe e i glutei. Quindi sono due applicazioni nella giungla dei Play Store, ce ne sono una marea, io sicuramente vi segnalo, vi lascerò qui quelle con cui io mi sto trovando bene. Altri suggerimenti sono ben accetti, insomma, spero con l'inizio della scuola che sarà finalmente domani, lunedì 14 settembre, speriamo in bene, ma io lo dico per i nostri bambini, non di sicuro per me, insomma, adesso non voglio aprire la parentesi scuola e Covid. Ovviamente spero con tutto il cuore per il bene e per la serenità dei nostri bambini che possano tornare felicemente a scuola e riprendere anche loro la loro vita normale di bambini che meritano di vivere. Chiusa la parentesi. Quindi in questo momento mi sono dedicata all'attività fisica soltanto in questo modo. Ci ho aggiunto le mie solite passeggiate col cane, ma ve le cito relativamente perché Tommaso, essendo ancora a casa, non ho ripreso proprio quelle lunghe camminate con il cane, quindi diciamo che la passeggiatina con il cane, che è la passeggiata per il cane, non è la mia, fa relativamente testo. E poi insomma il mio stile di vita lo conoscete, ve ne avevo già parlato nel video precedente. Mi sono aiutata a bere con due prodotti, questi ve li segnalo. Allora, innanzitutto di questo ve ne avevo già parlato di sicuro in qualche video beauty. Questo prodotto di Equilibria Detox 4 azioni con bardana, cavo locale, ibisco e anguria, che è un integratore che posso definire detossinante barra drenante. Fa il suo, e cioè vi fa fare tantissima pipì. Io ho notato che di pipì ne faccio tanta anche quando bevo soltanto acqua. Questo però ha un quid in più perché diciamo che non è da bere quando sono a lavoro, perché altrimenti sarebbe impossibile gestire la questione liquidi. Quindi, se so di essere a casa, nelle dosi consigliate, mi metto il mio misurino di Equilibra nella bottiglietta da mezzo litro di acqua e con quella ci faccio la mattina. Quindi, questo ha un sapore, diciamo, dolcino, gradevole. Ve lo consiglio anche per abituarvi a imparare a bere. E visto che, ahimè, io sottolineo, ahimè, ormai conoscete la mia avversione per il caldo,
fa ancora molto caldo. Ho un po' alternato il prodotto di Equilibra con questo integratore, questo si vende in farmacia, Brio Vitase, magnesio e potassio forte. Io ho scelto questo nello specifico perché è stato concentrato, ho letto concentrato e è stato consigliato dal medico di base a mio papà che aveva delle carenze di potassio rilevate dagli esami del sangue. Quindi mio papà si è fatto tutta una cura con questo integratore, si è trovato molto bene. Io l'ho assaggiato dai miei e mi piace il suo sapore, non troppo di quel limone dolcino a mo' di citrosodina che a me non piace per niente. Questa bustina è una confezione che contiene 20 bustine. Questa bustina va diluita, in 1 litro d'acqua. Quindi non in mezzo litro, in una bottiglia da litro di acqua, e questa me la sono un po' portata, non in una mattina, non sono mai riuscita a bere 1 litro d'acqua, me la sono un po' portata per 3/4 della giornata. Diluito in 1 litro d'acqua lascia un sapore, lieve, presente ma lieve, molto molto gradevole. E inoltre, cioè, la sua funzione non è assolutamente quella di dare il sapore all'acqua, ma appunto di reintegrarvi di magnesio e potassio con vitamina C e succo di limone concentrato senza zuccheri, con edulcorante, senza glutine e naturalmente privo di lattosio. Quindi questo va bene anche per i celiaci e gli intolleranti al lattosio. Mi sono trovata bene, costa circa 12 euro in offerta, però nella farmacia in cui si servono i miei. Quindi so che ce ne sono 1000 di questo tipo, ma io mi sono particolarmente trovata bene con lui. Allora, in un video della dieta non si dovrebbero far vedere dolci, ma sapete che io non sono normale e quindi due dolcini ve li faccio vedere. Perché sono le uniche cose dolci che ho mangiato in questi 14 giorni. Questa è una cosa consentita. Ne approfitto anche, vabbè, qui ci sono le mie pinzettine da cucina, ne approfitto per segnalarveli. Perché comunque anche questa è una piccola coccola, una piccola gratificazione. Ci sono delle mattine da piano alimentare in cui io posso mangiare latte biscotti, precisamente 6 biscotti. Non scegliete le pandistelle, per ovvia ragione. Scegliete dei biscotti secchi, dei biscotti integrali, dei biscotti a ridotto apporto calorico. Se andate in qualsiasi supermercato, ormai ce ne sono di tutti i tipi, quindi si può mangiare anche una tazza di latte, biscotti, anche senza esagerare. Io sto mangiando questi nelle mattine in cui posso far colazione con latte e biscotti, questi frullini di farro di Alce Nero che vi avevo già mostrato nel video degli acquisti naturali del mese e che mi stanno piacendo veramente tanto. Quindi il piacere di un biscotto senza esagerare con le calorie. Questa è una cosa che vi mostro perché ieri mi sono pesata, ieri sera mi sono pesata, non avrei dovuto farlo perché era sabato sera, quindi era sera, quindi di sera non ci si pesa mai e soprattutto non era il giorno stabilito per la mia pesata che è il lunedì. Però, come spesso dico, la curiosità è rossella, siccome mi vedo diversa nei vestiti che porto, non ho resistito e mi sono pesata. Allora, parliamo subito di numeri. La prima settimana di dieta ho perso 3,3 kg. A ieri sera la bilancia segnava quasi 5 kg in meno e io sono ovviamente felicissima. Allora, è un grandissimo risultato che va
al di là delle mie aspettative, che mi fa ben sperare sul mio metabolismo. Adesso magari mi fa lo scherzone e mi si blocca adesso. Perché non so se vi avevo spiegato nel video precedente che il mio metabolismo risponde molto bene alla prima settimana di dieta e poi per le successive 1 o 2 settimane va un pochino in trattengo, trattengo. E invece no, questo non è successo perché appunto in 2 settimane ho perso quasi 5 kg. Adesso non vorrei entrare in una settimana da bollino nero in cui non perdo neanche un grammo, però insomma spero che non succeda e che vada avanti a lavorare bene. Ovviamente sono consapevole del fatto che più andrò avanti nel percorso e più il dimagrimento non sarà così ampio, cioè non è al di là delle mie più rosee aspettative pensare di perdere ogni settimana circa 2,5 kg, facciamo la media così di 2,5 kg, quindi no, questo è assolutamente impossibile. Però è la dimostrazione, e poi lo vedrete, che avevo ragione io. Avevo ragione io nel senso che io di chili da perdere, anche se voi siete state tutte carinissime sotto al video precedente, anche chi mi conosce mi dice: ma no, ma va, ma non è vero, ma sei matta a voler perdere tutti quei chili. E no. Tutti quei chili ci sono perché io mi sono pesata e so da che numero sono partita. Quindi, se in 2 settimane ho perso 5 kg, vuol dire che di ciccia da mandare via ce n'è. Detto ciò, ieri sera ero felicissima, ma felice a dire poco. E quindi so di poterlo fare una volta ogni tanto. Se lo faccio una volta ogni tanto, che sia veramente una volta ogni tanto, non succede niente. Questa mattina, tanto ho tutta la giornata davanti per bruciare questi zuccheri. Oggi lavorerò anche, quindi mi sono gustata in serenità il mio premietto per i 5 kg in meno. E stamattina a colazione, con il mio tè deteinato, mi sono mangiata una di queste che non vi dico che cosa non è. Probabilmente la sua bontà è incrementata dal fatto che desideravo una cosa dolce. Vabbè, la golosità è umana. Desideravo una cosa dolce da 2 settimane. Insomma, direi che un premietto me lo sono meritato. Sono queste nastrine nuove, sono nastrine al cioccolato, al delicato gusto di pera. Sono fatte così, ma ve le faccio vedere perché le foto non rispecchiano mai il prodotto, ma in questo caso il prodotto è meglio della foto. Sono fatte così e sono troppo 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 buone. Forse anche perché appunto da 15 giorni i dolci erano un sogno. E vabbè, queste hanno 172 calorie per merendina. Ovviamente non è una merendina dietetica, però oggi dopo 2 settimane l'ho voluto fare. Quindi penso di essere l'unica persona al mondo in cui che mostra le nastrine del Mulino Bianco in un video sulla dieta. Però sono talmente buone che ve lo volevo segnalare e probabilmente questo video lo stanno vedendo anche molte ragazze magre, e quindi ogni tanto una di queste nastrine se la possono concedere senza sensi di colpa. Allora, ci spostiamo di là, almeno facciamo appunto il famoso check, e poi di là direttamente ci salutiamo. Voleva essere una chiacchierata breve, ma stiamo andando come al solito per le lunghe. Ci vediamo di là. Allora, rieccoci di qua a figura intera.
Volutamente ho messo una cosa un po' più aderente rispetto all'altra volta, in modo da farvi vedere i progressi senza essere una scostumata. Non è eccezionale, insomma, l'inquadratura come l'altra volta, però sapete che i mezzi che ho a disposizione sono quelli. Allora, dove sono dimagrita o comunque dove anche la luce è penosa come sempre. Dove sono dimagrita o comunque dove mi vedo io dimagrita? Sicuramente in viso. Non so se voi lo avete notato, ma la prima cosa che si perde solitamente quando si è a dieta è il viso. Quindi io mi vedo il viso un pochino più affusolato e, come al solito, naturalmente, ma è una gioia, ho perso qualcosina anche in seno. Direte, già ne hai poco, così ne hai meno ancora, assolutamente sì. E sì, comunque ho perso qualcosa in seno, però più in generale anche nella parte che per me suscitava questo giro il ribrezzo più totale, e cioè la parte addominale. Qualcuna di voi mi aveva dato conferma di quello che io temevo, cioè questo nuovo modo di ingrassare, perché ha superato probabilmente come me i 40 anni, quindi il temibile nemico, quel temibile nemico che è il grasso addominale. Cosa che per me non è mai stato un problema, però ovviamente l'età c'è, quindi credo e spero che si veda. Ovviamente non siamo ancora assolutamente, possiamo vederci anche così, tanto non c'è nulla di scandaloso. Non siamo ancora assolutamente a livelli di pancia piatta, però un risultato c'è stato. Io me lo vedo soprattutto dalle magliette, dalla divisa, eccetera. Allora, anche se non si direbbe, perché ho le mie belle cosciotte, i fianchi si sono limati, no, e vi assicuro notevolmente. Le braccia me le vedo pressoché uguali, non le ho misurate, quindi non lo so, non me lo, a dire la verità, mi ero detta, non mi peso, ma mi misuro. In realtà poi non mi sono neanche misurata, ho preso come metro di valutazione i miei vestiti, quindi lo vedo che i vestiti iniziano ad andarmi in modo diverso. Quindi le gambotte ci sono, ma sono limate. Lato B sempre presente, quella sarà insomma una battaglia anche quella del lato B. E vi posso assicurare, qua non si vede, sì, ci sono altri chili da perdere. Ma c'è da fare un lavoro appunto di allenamento per rassodare soprattutto le gambe, quindi io sono molto autocritica, vi dicevo e vi ringrazio, veramente siete state tanto tanto carine, però insomma credo che non sia una brutta cosa volersi migliorare, anzi, quindi adesso mi sento un pochino più motivata, già lo ero perché siamo qua a fare un percorso tutti insieme. Il risultato è ovviamente molto molto motivante, e quindi insomma l'aggiornamento è questo. Mi avvicino un po', almeno forse ci vediamo un pochino di più in faccia. Credo di non avere altro da raccontarvi di queste 2 settimane. Voi mi raccomando, aggiornatemi, fatemi sapere come sta andando il vostro percorso di dimagrimento. Mi raccomando, non mollate, questo lo dico a voi, lo dico anche a me, a volte i risultati non arrivano subito, non arrivano quanto e come vorremmo,
Però insomma, il metabolismo di ognuna di noi è diverso, ci sono tantissimi fattori che concorrono, io adesso non voglio dire cose banali, però insomma, un passettino alla volta, ce la possiamo fare, è tutto un lavoro veramente di testa, e di, volontà. Il cervello sta bene, sta meglio, a fare 5 minuti di Pilates piuttosto che a bersi un caffè con i baiocchi. Quindi, se ve lo dico io che sono una golosona, ce la possiamo fare tutte quante. Allora, direi che ci salutiamo così, con questa inquadratura che poi nel montaggio, risulterà in verticale. Io adesso vado a preparare, lo zaino di scuola per domani, approfitto di questo video per augurare buon inizio a scuola a tutti i vostri bimbi e a tutti i vostri ragazzi, buon inizio a scuola anche a noi genitori, non sappiamo che cosa ci aspetta, ma teniamo le dita incrociate. Noi ci riaggiorniamo appena sarà possibile, tra 1 o 2 settimane, con il percorso dietetico. Siate come al solito sempre clementi qui sotto nei commenti. Vi ringrazio per essere stati con me. Vi mando un mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Buona domenica a tutti, ciao!